In questo format in diretta ho invitato imprenditori ed esperti che utilizzano i video e non solo nelle strategie marketing delle proprie attività. Benvenuti e bentornati sul canale, io sono Manabi e questa è una nuova puntata di Imprenditori in Video, il format in diretta ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 13 in cui dialoghiamo, chiacchieriamo con imprenditori, professionisti ed esperti in merito a tutto ciò che è comunicazione, comunicazione in video, innovazione, evoluzione, tutte quelle diciamo dinamiche, modalità e modelli con cui entrare maggiormente in contatto col proprio pubblico, creare maggiore engagement e sì, anche originare maggiore fatturato, visto che di imprenditoria parliamo. Se è la prima volta che guardi una di queste live, mi raccomando, qui sotto c'è un pulsante rosso con scritto iscriviti. Quel pulsante ha dei poteri magici perché cliccandolo, attivando anche la campanellina che c'è qui di fianco, e si ricevi tutte le notifiche ogni volta che siamo live. Ma come trovare la propria strada è l'argomento che abbiamo voluto dare alla puntata di oggi, puntata molto calda. Abbiamo il nostro ospite che io già lo vedo nel nostro backstage, in questo momento è andato in schermata nera, ma noi non ci preoccupiamo e andiamo avanti, anche perché è appena tornato, ma aspetta ancora un attimo, sei saltato fuori all'improvviso. Ma con lui stiamo per trattare un argomento particolarmente caldo, l'abbiamo iniziato nella live di venerdì anche con Claudio Belotti. Il 2021 è un anno molto particolare perché stiamo scacciando un po' via questo 2020, che è stato un anno che a me piace dire articolato, in maniera tale che ognuno ci possa aggiungere quella che è l'emozione principale che ha ancorato a questo 2020, se più positiva o più negativa, e con l'ospite di oggi appunto andiamo a sviscerare un po' di più questo argomento che è come trovare la propria strada, che oggi è un argomento su cui portare l'attenzione, perché magari quello che stavamo facendo fino a quest'anno, magari quello che stiamo ancora facendo, non è che funziona più così tanto e magari abbiamo bisogno di una nuova strada, per cui l'obiettivo di questa live vuole essere anche quello di trovare quelli che sono gli spunti per poter percorrere un nuovo percorso e una nuova strada. L'ospite è pronto, ma prima di presentarvelo, come sempre, vediamo insieme la sua clip. E signore e signori, diamo il nostro benvenuto ad Andrea Maurizio Gilardoni. Andrea, benvenuto. Grazie, grazie mille. Benvenuto a tutti gli spettatori. Grazie Manavi per il tuo invito. Sono veramente contento di essere qua oggi, di portare la mia testimonianza di questo 2020 particolare, ma anche di un po' una vita diversa da quello che di solito le persone pensano. Un po' la mia vita un po' strana, ecco, un po' fuori dal coro, ecco. Assolutamente, Andrea, ti ringrazio tantissimo per aver accolto ed essere qui con noi oggi e iniziamo con quella che è la domanda di rito, ovvero chi sei e di cosa ti occupi? Ah beh, guarda, a me piace sempre definirmi che prima di tutto sono un genitore perché sono papà di due meravigliose ragazze, ormai non sono neanche più bambine e questo mi ha letteralmente cambiato la vita, mi ha letteralmente fatto prendere delle decisioni diverse nella mia vita e mi fa scegliere costantemente decisioni importanti e orientate al fatto di essere un genitore. Poi sono un formatore per passione, perché ho scoperto qualche anno fa che amo condividere quello che ho imparato e siccome le persone con le quali condivido quello che ho imparato riescono anche a ottenere risultati, che è la cosa più importante, allora ho continuato a perseverare su questa strada che è diventata la mia passione e anche ovviamente la mia professione. E poi sono un imprenditore. E mi piace definirmi imprenditore della nuova era,
perché affronto il mercato dell'imprenditoria con occhi nuovi, con occhi rivolti al mio staff, ai miei clienti, non tanto egocentristicamente su di me, ok, ma quanto di più nel creare aziende sostenibili, etiche, che possono funzionare anche senza di me e soprattutto che portino un vantaggio competitivo a chi ci lavora e a chi entra in contatto con queste aziende, quindi ai clienti di queste aziende. Quindi sono un po' queste, ecco, non so se... Se ho spiegato abbastanza bene. Diciamo che come incipit ci siamo assolutamente e colgo l'occasione di iniziare a salutare Matteo Palazzi, Matteo Borghi e Giacomo. Buongiorno, benvenuti grazie. Anche a voi. E colgo l'occasione dei vostri saluti proprio per ricordarvi che mi raccomando, mi dovete aiutare durante questa live a fare domande ad Andrea perché dobbiamo cercare di estrapolare quanto più possibile dalla sua esperienza proprio per fare in modo che sia il più possibile di aiuto a tutti quanti. Andrea, da quello che hai raccontato, sei preparato in diversi settori. Principalmente inizia ti posizioni col mercato immobiliare, ma fra poco ti chiedo un po' di raccontarci anche da dove sei partito, perché la tua storia è particolarmente interessante, per cui hai originato dei numeri interessanti nel mercato italiano, sia per quanto riguarda il mercato immobiliare, ma sia anche per quanto riguarda quello che è la tua professione come formatore. Tant'è vero che, se non erro, anche nel 2020, in cui non era praticamente possibile portare persone in aula, tu ugualmente ti sei attrezzato e hai realizzato ugualmente degli eventi dal vivo, ma con le persone connesse, corretto? Esatto. Guarda, è stato pazzesco perché quando è successo il fatto, insomma, che avevo già organizzato l'evento, avevo preso una sala da 4.000 persone per mettere persone distanziate, avevo programmato tutto, poi in realtà è uscito l'ultimo di DPCM che bloccò tutti gli eventi dal vivo. Sì. E quindi la scelta era o annullare l'evento o trovare qualcosa di diverso. Che cosa abbiamo pensato? Siccome comunque nell'evento, che la cosa più importante, soprattutto nell'evento che facciamo noi, che è pratico, dove spieghiamo come comprare una casa a sconto e rivenderla generando un profitto. Insomma, questa è la sintesi, super sintesi di quello che facciamo. Sarebbe mancata però la parte emotiva, nel senso la parte di connessione con le persone. Quindi che Sì. cosa abbiamo fatto? Abbiamo affittato praticamente uno studio televisivo con un maxi LED wall dietro e uno davanti, dove praticamente io ero in mezzo a tutte le persone che erano iscritte al corso. Ti dico una cosa, Manavi, non mi sarei mai aspettato una risposta così importante. Ti do alcuni numeri, ma giusto per farti capire quanto poi sono rimasto stupito. Considera che abbiamo avuto quasi lo 0%, tipo l'1-2%, di decadenza dal primo all'ultimo giorno. E l'evento non era un evento di un'ora, come quello di adesso, ma è un evento di 3 giorni che iniziava il venerdì alle 14 e finiva domenica alle 19. Quindi, Ho pescato le immagini corrette nel frattempo. esatto, infatti ho visto che è apparsa un'immagine. Esatto, vedi, poi i miei amici studenti scrivono SBAM, quindi se vedi i commenti SBAM è un po' la nostra ancora che ci porta a trovare la forza e la voglia di fare le cose. E dicevo, come vedi, è uno studio televisivo e abbiamo avuto un'attenzione incredibile. Poi la cosa bella è che ci sono tante cose positive da questa, che ho imparato da questa cosa che è accaduta. Innanzitutto, che nella difficoltà c'è sempre un'opportunità. Bisogna semplicemente avere il coraggio di trovarla e la voglia di coglierla, perché ci vuole coraggio e voglia, perché questa è la verità. E ti devo dire, abbiamo strutturato l'evento in modo tale che dietro agli schermi, con tante stanze Zoom, adesso non voglio diventare troppo tecnico, ma Ma dove abbiamo messo i miei professionisti, i miei collaboratori, quindi avvocati, notai, commercialisti, imprenditori, che mentre io parlavo live, come sto facendo adesso, le persone facevano le domande e avevano le risposte in real time. Quindi, se avevano dei dubbi, facevano le domande e c'era un professionista che rispondeva loro. Cosa che magari invece in un evento dal vivo non puoi fare, perché sei seduto certo. in mezzo a 2.000, 3.000 persone, non è che puoi alzarti e andare a fare la domanda. E quindi è diventato ancora più interattivo. Ed è stato un successo, nel senso che poi alla fine noi presentiamo un percorso più avanzato di 12 mesi, che si chiama Club, dove le persone hanno avuto piacere di entrare, insomma, è stato veramente bello. Adesso, imprenditorialmente, oltre che come formazione, ha
sarà difficile tornare indietro. Io amo l'aula, amo incontrare le persone, ma credo che sarà difficile tornare indietro. Credo che poi lo faremo ibrido, perché Manabi, la verità è che tanta gente è pigra, no? Magari se devo venire a collegarmi da un computer a vedere come funziona, lo faccio, ma se devo prendere la macchina, l'aereo, spostarmi, venire a Roma, a Milano, a Bologna, magari uno ci pensa 2 o 3 volte a scriversi al corso. Invece se uno dice, guarda, vabbè, sono 3 giorni, mi organizzo a casa, invece che guardare 10 puntate della mia serie preferita, guarderò Gilardoni e vediamo cosa mi dice. E c'è qualcuno che scrive, infatti, super eventi, io ero spettatore ed è stato bellissimo, molto sopra le mie aspettative. Grazie. Poi abbiamo un super sbam da parte, di Andrea. Sì, sono là, sono... Gabriele che dice anche l'integrazione sarà stata molto maggiore, come stavi sottolineando. Sì, sì, guarda, è stato l'evento, se vogliamo parlare numericamente parlando, più che ha portato più risultati in assoluto. Quindi siamo stati tutti stupiti anche dal risultato. Ho, diciamo, siccome mi piace molto comunicare, parlare, intrattenere, e ho questo dono, che poi, vabbè, non è un dono, perché comunque ovviamente ho studiato tanto per poter parlare, sì, e trasferire i miei messaggi. E come ti dicevo prima, l'ho fatto perché quando sono nate le mie bambine ho capito che la cosa più importante era saper comunicare con loro, saper trasferire i valori, certo, saperle guidare. E come le guidi, oltre che con l'esempio? Con la comunicazione. Quindi non potevo essere timido come ero in origine quando ero ragazzino. Dovevo essere un padre, una guida. E quindi, certo, ho imparato a studiare, a capire come fare a esserlo per la mia famiglia. E questa cosa poi si è rivelata una skill vincente anche nei corsi di formazione o anche nei miei rapporti interpersonali, sia professionali che non. Quindi questa cosa mi ha portato a fare questo evento, perché sai, se stai a ascoltare una persona che parla 3 giorni davanti a un televisore e dopo 3 minuti ti è annoiato, spegni. Quindi bisogna anche essere capaci di tenere alta l'attenzione, perché i messaggi che portiamo sono complicati, perché la cosa che voglio dire subito, se ci sono persone che mi seguono, che magari non mi conoscono, è che spiego come fare a comprare e vendere case, cosa che non è facile, nel senso non arriva senza sforzo, non arriva senza aver studiato, imparato, compreso, prima di tutti come siamo noi dentro, cioè come noi reagiamo alle cose che succedono, perché fare l'imprenditore non è così scontato, non è che uno compra, cioè alla fine noi compriamo e vendiamo una casa, ma credimi, la cosa più importante è quello che abbiamo qua dentro, tra le nostre due orecchie, cioè la nostra mentalità, la nostra capacità di reagire appunto alle situazioni che ci accadono. E lavoro tanto su questo aspetto, sia su di me che con i ragazzi che mi seguono. I studenti non mi piace, sono miei amici, insomma, che mi seguono e che hanno creduto in me. Lavoro tantissimo su questa cosa, sulla mentalità, la comunicazione, perché grazie a questo, se poi tu riesci a fare un'impresa di successo, che sia nelle case, che sia nell'editoria, nei social, che sia nella ristorazione, non lo so, che sia in qualsiasi ambito, ma se non hai la mentalità giusta e non sai comunicare con te stessa e con gli altri, non ce la puoi fare. Questo è un po' il concetto. Assolutamente. Andrea, arrivano già le prime domande un po' spesse, come quella di Giacomo, su cosa deve fare un 17enne per arrivare alla libertà finanziaria, o quella di Davide, cosa consiglieresti a un ragazzo di 15 anni con la scuola alle spalle e alle solite cagate che dicono i prof, non ci sono i soldi, Italia fa schifo, c'è crisi, eccetera, eccetera. Ma prima di arrivare a queste sì, domande, utilizzerei proprio la case history, in qualche sì, modo dell'evento che avete realizzato, per iniziare a introdurre proprio il concetto di come trovare la propria strada e arrivare a rispondere alle domande loro. Sì. Ovvero, io adesso parto da un punto di vista imprenditoriale, perché il tema degli eventi, e soprattutto degli eventi dal vivo, è un tema particolarmente caldo, perché ci sono tantissime aziende che normalmente organizzano eventi per promuovere i propri prodotti, per generare networking, per fare presentazioni e cose di questo tipo. E effettivamente nel 2020 non c'è stata l'opportunità di realizzare questi eventi. Allora abbiamo aziende come Apple, che come sempre segnano un po' la strada, che ha creato un'enorme case history sul lancio dell'ultimo iPhone 12, generando praticamente 3 milioni di spettatori in live durante la loro presentazione e 55 milioni di visualizzazioni nell'arco di una settimana a lancio. Ma poi, andando più invece nella dimensione un po' più umana, perché per me Apple non è umana. No. Ok. Nella dimensione un po' più umana è un'azienda come la tua, un'impresa sì, come la tua, che a quel punto, abituata nel proprio business model ad avere eventi dal vivo, a quel punto si trova in difficoltà. Com'è stato il processo?
che cosa effettivamente vi ha portato a realizzare un format di quel tipo e soprattutto che cosa avete imparato dalla differenza tra evento dal vivo ed evento online. Mi hai fatto troppe domande insieme, io la mia madre del termine, dopo mi aiutami. Vai, okay. Vai. Allora, innanzitutto, la prima cosa, proprio parto ancora uno steppettino indietro. Sì. Una delle cose che spiego a tutti coloro che iniziano una vita, come i ragazzi di 15-17 anni, dopo parlerò anche di loro. La cosa che secondo me è fondamentale è avere tante entrate finanziarie. Quindi, se a me avessero chiuso, se io avessi fatto l'evento live, in streaming, e non fosse andato bene, non sarebbe stato assolutamente un problema, perché il mio business model prevedeva altre diverse tipologie di entrate. Bene. E anche se quella fosse andata a zero per 2 anni, 3 anni, non era importante. Quindi questa è la prima regola, cioè mettersi nelle condizioni nel tempo di avere più entrate finanziarie diverse tra loro, in modo tale che le tue aziende e la tua vita non è in pericolo nel caso in cui ci fosse un lockdown o qualcosa di importante. Quindi questa è la prima regola. E fortunatamente è capitato il lockdown in un momento della mia vita dove io ero già a posto, cioè avevo già creato questa cosa, quindi non mi sono trovato in difficoltà. Mentre magari se fossi stato all'inizio questa cosa mi avrebbe tagliato le gambe, per dire. Certo. Quindi questa è la prima regola. Che cosa è successo? Che quando ho capito che non potevamo più fare l'evento dal vivo, avevo due scelte, o lo annullavo o lo facevo online, digitale. E ovviamente ho lavorato tantissime ore per capire come avrebbero reagito le persone dall'altra parte. Quindi che cosa penso io sempre? Non penso a me, o al mio fatturato, o al mio messaggio, o al mio scopo aziendale, che diciamo così. Ma penso a chi è dall'altra parte. Come posso far sì che le persone che stanno usufruendo del mio prodotto o servizio riescano a vivere un'esperienza comunque importante. Io, guarda, avrei potuto realizzare un evento come sto facendo con te adesso, con un telefono e un microfono, e quindi avrei fatto l'evento e collegato potenzialmente infinite persone, però non avrei avuto l'interattività con queste persone. Quindi ho capito che avrei dovuto non solo creare l'interattività, e oggi ci sono gli strumenti, ho dovuto imparare a utilizzare strumenti che prima non utilizzavo, quindi ho dovuto apprendere nuove competenze specifiche verticali su strumenti come Zoom, che banalmente se lo usi per fare una call normale va bene, ma se devi fare un meeting con 2000 persone è diverso, ok, come utilizzarlo. Ho dovuto apprendere queste competenze e ho pensato a come fare a diventare interattiva l'esperienza della persona che stava guardando questa diretta. E che cosa ho fatto? Quindi mi sono messo nei panni di chi guardava, e quando tu sei in una sala da 2-3 mila persone, fare una domanda diventa, o crea il momento, diventa difficile, cioè non le fai le domande, cioè è quasi peggio, ok? Ma se sei a casa davanti a uno schermo con una tastiera sotto le mani, è probabile che se hai un dubbio tu incominci a scrivere. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato più stanze Zoom, dove in ogni stanza abbiamo messo degli operatori professionali, quindi dei miei, diciamo, dipendenti, anche se è una parola che non mi piace, dei miei collaboratori, che rispondevano. Quindi c'era l'avvocato, il notaio, il commercialista in mezzo alla sala. Quindi domanda fiscale, domanda legale, domanda imprenditoriale. E le persone che avevano dei dubbi facevano una domanda e in pochissimi minuti avevano la risposta. Ovviamente questa cosa ha portato un'interattività maggiore, nonostante io andassi avanti a fare il mio business. Ho dovuto costruire un team che non era abituato a reagire così velocemente come magari lo sono io, e secondo me ha portato un livello di formazione e di passaggio del messaggio molto più alto ed impattante rispetto a quello che avviene quando fai un evento dal vivo. L'unica cosa che è mancata di importante, e che mi manca, perché questo ovviamente mi manca, perché sono una persona che crede molto nelle persone, quindi io credo che le persone insieme possono fare di più. Cioè, io da solo posso fare un tot, ma se non ho un team, se non ho una squadra, se non ho un amico, se non ho un socio, se non ho delle persone intorno, faccio più fatica a ottenere risultati importanti. E durante i miei eventi dal vivo, una componente fondamentale è il fatto di incontrarsi, quindi conoscere persone coraggiose, persone nuove che vanno verso una direzione, che cercano soluzioni per la propria vita. Questa componente è mancata. Ovviamente, appena si potrà, gli eventi li faremo ancora live, dal vivo, cioè di presenza, e torneremo a improntare e a rimettere questa cosa negli eventi, perché credo che sia fondamentale. Però se togliendo l'unica cosa che non possiamo fare, cioè farli incontrare tra di loro, perché non si può
fisicamente, però possiamo creare sicuramente delle sinergie e dare più valore. Quindi non so se ho risposto a tutte le domande, perché come ti dicevo poi mi dimentico. Sì, praticamente sì. Ok, bene. Sei stato molto bravo. Bene. E quindi credo che sia diventata un'opportunità, chiudendo questa cosa, e che difficilmente si tornerà totalmente indietro. Questo è un po' il concetto. Io, se tu non so se l'hai mai visto, ho girato 2 anni fa, ho fatto un evento a Milano, dove avevo circa 1000 persone in aula, dove presentavo rendimento etico. E mi ricordo che quell'evento, ho detto, è un evento gratuito, però non posso fare un evento gratuito per 1000 persone e andare via poi vuoto. Cioè, ho detto, faccio una cosa folle che probabilmente nessuno ha mai fatto. Quando arriveranno le persone che si siedono, gli dirò questa cosa. Cari spettatori che siete qua dal vivo, vi dirò le stesse cose che volevo dirvi, ma parlerò alla telecamera. Quindi voi siete un pubblico, dopo darò retta anche a voi, ma girerò un videocorso nella telecamera. Quindi in diretta, davanti a 1000 persone, 2 anni fa, io ho girato un videocorso dove loro non lo sapevano quando sono venuti in aula che io avrei fatto questa cosa. Ed è un videocorso che è totalmente attuale ed è gratuito, perché era gratis per le persone ed è rimasto gratuito per che è anche su Spotify, insomma, ha un sacco di download, che porta e spiega quello che facciamo alle persone. Questa cosa, credo, adesso, insomma, mentre sto parlando con te, Malabi, mi ha portato ad avere questa capacità di intrattenere le persone da casa, okay, anche tramite una telecamera o un microfono, e di avere in aula un pubblico felice. Questa cosa farà la differenza, perché il formatore dei prossimi anni dovrà essere così, cioè dovrai essere capace di girare un videocorso davanti a 5.000 persone, 1.000 persone, 100 persone, perché le persone verranno, secondo me, il 40% in aula e il 60% rimarrà a casa a guardarti in streaming. E questa cosa, che prima era difficile da immaginare, perché non c'era... Vieni, o se no non ti interessa. Ma sarà così. Quindi i palazzetti diventeranno più piccoli, forse, o più grandi, non lo so, dipende poi dal numero totale delle persone, per me sto parlando, però la formazione sarà più fruibile, più divulgata. Sì, da quello che credo non è limitata semplicemente alla formazione, ma a tutto ciò che è l'entrare in contatto col pubblico. Sì. Per cui sia che sia formazione, sia che sia presentazione, sia che sia intrattenimento, eccetera, eccetera. Uno, per esempio, degli elementi che ho visto nel 2020 è, per esempio, legato, che ne so, ai comici sì, o chi è abituato a diciamo sostenersi per gli eventi dal vivo. Ecco, per un comico, se il comico normalmente io pago per venire a teatro e vedere il comico è un conto, ma io non sono abituato a pagare per vedere lo sketch del comico online. Per cui in realtà, come comico, se vuoi sviluppare l'online, ti devi inventare un'altra tipologia di modello per fare in modo che ci sia effettivamente un motivo per cui ti devo pagare online. Guarda, scusami se ti interrompo, ma se avessi da parte a me Pucci, che è il comico che seguo spesso online, o Brignano, eccetera, eccetera, ma sono convinto che di costruire un business che loro non andrebbero mai più in televisione, mai, non dico mai più a teatro, perché poi è una passione che hanno, quindi andrebbero ancora, ma creerebbero proprio degli eventi privati, come stiamo facendo io e te adesso, con migliaia di persone, dove intratterrebbero e creerebbero il loro canale. Oggi questa è la nostra... cioè, questa cosa è accaduta in un momento dove è magico, perché comunque noi in un attimo abbiamo creato il nostro canale televisivo. Cioè, forse è accaduto 50 anni fa, cioè il formatore era morto. Oggi abbiamo tutti gli strumenti e tutte le possibilità per rimanere comunque in contatto. Cioè, quindi questa cosa fa tanto la differenza e ci permetterà, e ci ha permesso e ci permetterà di, insomma, di fare veramente tante cose. È stato un catalizzatore. Assolutamente, bravo. Ed è ancora un catalizzatore. Sì, senti, torniamo proprio qui, a come creare la propria strada. E per cui ci ragganciamo un po' a quelle che erano le domande di Giacomo e di Davide, a cui si sono aggiunte quelle di Alessandra, di Matteo e di Andrea, che vedo qui, sono tutte domande belle cicciose da questo punto di vista. Bene. Allora, come trovare la propria strada? La cosa bella di quest'era è che siamo in un momento storico dove abbiamo un vantaggio competitivo rispetto alle generazioni precedenti, compreso la mia, nel senso che l'informazione è rapida, cioè se vuoi sapere qualcosa, in uno schiocchio di dita tu quella cosa la sai. Quindi la responsabilità dei risultati che otteniamo nella nostra vita è sempre più dipesa da noi stessi
e sempre meno dipesa da quello che ci circonda, quindi dalle interferenze esterne. Certo che se hai 15-17 anni e sicuramente hai tanti dubbi, hai una vita davanti, molto spesso questi ragazzi hanno una fretta incredibile di raggiungere cose e la fretta è cattiva consigliera, soprattutto a quell'età. E quindi abbiamo questa informazione. Una sola tecnica mi va di dire a questi ragazzi o a chi vuole raggiungere e trovare la propria strada, che mi ha aiutato a diventare un genitore migliore, un marito migliore, un amico migliore, un formatore migliore, un imprenditore migliore. E questa tecnica è la tecnica del modeling, del modellamento. Cioè, trovare un punto di riferimento nell'area specifica in cui tu vuoi migliorare. Io vado molto in moto perché mi sono appassionato motociclista, ed è scontato dirti, Manabi, che per migliorare in moto che cosa devi fare? Devi andare da qualcuno che è capace di andare e chiedergli come si fa, sei d'accordo? Cioè, come faccio ad andare più forte in moto? Io ho preso Manuel Poggiali, insomma, ho fatto dei corsi con campioni del mondo di motociclismo, che è una cosa pazzesca se ci pensiamo, che mi hanno trasferito delle competenze che loro hanno appreso in 20 anni, me le hanno trasferite in 3 giorni di corso o quello che è. Io non è che sono diventato campione del mondo, perché parliamoci chiaro, non è che posso diventare campione del mondo, però ho vinto una gara al Mugello l'anno scorso e sono partito 3 anni fa ad andare in moto in pista, cosa che non è normale, non è normale perché ho avuto un approccio diverso alla moto e alla capacità di apprendere. Quindi so che se vado da chi quella cosa l'ha già fatta, questa cosa mi può aiutare a risparmiare un sacco di tempo e soprattutto a farmi vedere dove posso arrivare. Se applichiamo questo concetto alla vita, quindi alle relazioni, al business e alla salute, che sono le 3 macro aree più importanti della nostra vita, allora diventa più semplice in questo mondo incominciare a guardare con tutti noi abbiamo all'interno l'intelligenza, abbastanza intelligenza per capire che cosa vogliamo e che cosa no. Sei d'accordo, Melody? Cioè, io non voglio vivere una vita di sacrifici, non voglio vivere una vita di ostentazione con la droga, dove la gente poi non ha più neanche i valori, voglio costruirmi un mio equilibrio. Quindi che cosa faccio? Cerco dei modelli, cioè delle persone, che nelle varie aree specifiche hanno già raggiunto quella cosa che voglio raggiungere. E non faccio nient'altro che leggere i loro libri, frequentare i loro seminari, se ho la fortuna che li fanno, studiare le loro biografie, cercare di capire la cosa più importante, cioè come pensano queste persone? Come hanno fatto a decidere di fare quella cosa? Cioè, qual è il pensiero originario che li ha portati a dire e a poi a fare quell'atto, quella cosa che li ha portati a raggiungere quel risultato? E io ti faccio una domanda di uno step back, ovvero, prima citavi la moto. La moto, e tu dici, a me piaceva andare in moto, per cui ho cercato. Spesso, ci troviamo di fronte a persone che non riescono a definire neanche quello, non riescono a definire neanche mi piace fare quella roba lì. Quindi queste persone da dove possono partire? Guarda, io guarda, ti dico come sono partito io nel business, no? Cioè, io sono partito che allora sono partito che mio padre ha fatto una cosa saggia, che è quella di mettermi a fare il lavapiatti nel suo ristorante quando avevo 13 anni, cosa che ho odiato ovviamente a quell'età, ma che poi mi ha fatto capire che se parto dal basso e faccio tutti gli step di un lavoro, allora so cosa vuol dire quel lavoro. E ho capito anche che non avrei voluto fare il lavapiatti, cioè l'ho fatto e ho detto bene, questo non lo voglio fare da grande, cioè lo faccio adesso perché devo, ma fammi capire che cosa devo fare per non farlo mai più. Che comunque mi ha stimolato, mi ha acceso una voglia di imparare, di fare qualcos'altro. Quindi, rifammi la domanda così ti rispondo esattamente Il concetto è, tu hai citato il modeling, Ah, e ok, scusami, come il fare a trovare la modeling, passione? eh sì, come fare a trovare che cosa mi piace fare in qualche modo. Bene, e che cosa ho fatto quando sono arrivato nell'età dove ho capito che dovevo cambiare? Io ho provato, mi sono messo in gioco. Vado ancora nelle moto. Ho comprato una moto da trial, l'ho usata per un po' e poi non era quello che mi piaceva. Ho comprato una moto da cross, l'ho portata a Bosisio Parini, ho fatto 2 salti, sono uscito, l'ho venduta perché ho detto qua mi ammazzo. Ho comprato una moto da enduro, mi sono divertito un po'. Quando ho preso la moto da pista in strada, cioè da pista e sono andato in pista, ho detto questa è la mia vita, cioè questa è la mia passione. Qua, che bello, ok? Quindi ho provato. La stessa cosa vale nel lavoro. Ai ragazzi di 15-17 anni devono fare. Io, se alle mie ragazze, spero che loro decidano di fare, non so, una stagione la cameriera, una stagione l'assistente alla portineria, una stagione la segretaria, una stagione.
tutti i lavori umili che gli fanno capire che cosa vuol dire guadagnare 100 euro e soprattutto certo. che gli fanno capire come funziona e come vengono... come funzionano le relazioni tra le persone. Cioè questa cosa sì. è molto importante. Quindi se non hanno una passione devono sperimentare, devono costruirsi intorno a sé, quella è una cosa importante ed è una cosa difficile da fare, però la dico perché è importante. Un gruppo di pari, un gruppo di amici che insieme non si giudicano, ma si supportano nella scoperta della vita, soprattutto se hanno 15 o 17 anni, nella scoperta del mondo. Alle mie figlie ho detto sempre, oltre a fare questi lavori umili, dovete girare il mondo, dovete avere gli occhi della curiosità, cioè dovete guardare il mondo con l'occhio dell'opportunità. Quindi gira il mondo, scopri altre culture, incontra persone nuove che hanno idee diverse dalle tue e cerca di capire, quando incontri qualcuno di diverso, non di giudicarlo e di fare muro come si fa per istinto, ma di capire perché è diverso. Poi rimarrà lui con la sua diversità e tu con la tua diversità, ma almeno hai capito che non esiste solo la tua mappa del mondo, ma ne esistono tante altre e che la tua potrebbe ingrandirsi, modificarsi, cambiarsi. E tu hai incontrato o hai avuto qualcuno che nel tuo percorso a questo punto ti diceva, ma non ne finisci mai una, sei sempre dietro, ma non ne porti mai a termine una. Ma la maggior, allora, queste frasi me le hanno sempre dette le persone più vicine alle quali avevo maggior stima, mio padre, mia madre, i miei amici di una volta che purtroppo sono cambiati e nel tempo, purtroppo per fortuna, adesso non è che sono, non è che non sono più miei amici, solo che ci frequentiamo sempre meno. E non credevano in me, ma non è che non credevano in me, questo è normale che accada, adesso che ci sono passato posso dire che è normale, no? Perché oggettivamente le persone, quando non riescono loro a fare una cosa, dicono a te che non riesci a farla. Certo. Ma non lo dicono con cattiveria nella maggior parte dei casi, lo dicono per proteggerti dal tuo probabile insuccesso. E questa cosa, questa protezione diventa il freno. Pensa, Manabi, che uno dei desideri che avevo maggiormente è proprio una metafora che avevo nella mia testa qualche anno fa, e che era quella di spero di toccare. Sei andato in muto. Non so che cosa hai toccato. Io in questo momento non ti. Ero tornato. Sono tornato, perdonami. Vai tranquillo. Io dicevo, spero di toccare il fosso. Mi immaginavo come in un barile dove in qualche modo galleggiavo, ma non arrivavo mai ad attaccarmi per uscire da questo barile che era la mia vita passata, ok? E dicevo, galleggio, ma sai che se tu sei nell'acqua non riesci a saltare fuori, non è che tu nuoti veloce e riesci a saltare fuori. Non arrivavo ad aggrapparmi. Vieni, vuoi salutare? No, sono in diretta con un po' di persone. È arrivata mia figlia da scuola. Fantastico. Vieni a salutare. Ormai sei venuta, ormai ti ho parlato. Non vuole, non vuole. Nessun problema. Dai, un saluto veloce. Dai, un saluto veloce. Eccola qua. Eccola. Ciao. E stavo dicendo, sognavo e speravo di... cioè, io volevo uscire da questa situazione, da questo container, da questo come l'ho chiamato? Da questo barile. Sì. Barile dove non riuscivo ad aggrapparmi al bordo per riuscire a tirarmi fuori, no? Perché avevo un'acqua che mi teneva a galla, mi faceva vivere, ma non riuscivo ad uscirne. E quindi sai cosa pensavo? Non di riempire l'acqua, perché ho detto, più riempio, più probabilmente mi sentirò a mio agio, perché quell'acqua era magari un po' più soldi, un po' più di amici, un po' più di libertà. Sì. Ho detto, se voglio cambiare, deve svuotarsi quell'acqua, voglio toccare il fondo, voglio riuscire a toccare il fondo senza annegare, per saltare fuori da questa situazione. E questa metafora che io proprio sognavo, ma veramente avevo questi sogni dove mi vedevo che nuotavo in una vasca, in questa cosa che non riuscivo a uscirne. L'ho portata, ne ho parlato con mia moglie, con Lucia, e condividevo questa cosa. In qualche modo lei mi diceva, tu sei pazzo, cioè vuoi fallire per poi ricominciare. Cioè, era un po' una follia, no? Cioè vuoi perdere tutto per iniziare. Mi ha portato a fare una cosa un po' folle, no? Mio padre aveva i ristoranti, i ristoranti, eccetera, eccetera. A un certo punto sono andato da mio padre, con mio fratello, e poi mio padre era separato, quindi mi sto raccontando poi i fatti miei, questa cosa non l'ho mai raccontata a nessuno. E sono andato da mio padre con la moglie di mio padre, perché mio padre era separato, ho indetto una riunione, diciamo così, ho detto, ragazzi, devo dirvi una cosa. E gli ho detto, ragazzi, vi dico questa cosa qua, per me è importante, non è uno scherzo, e deve essere così, cioè fate di tutto perché questa cosa sia esattamente così.
E la cosa che ho detto è: io non voglio avere niente da quello che mio padre ha costruito. Cioè, non voglio l'eredità, non voglio essere che il ristorante qua diventi mio. Io non voglio. Voglio zero, non voglio niente. E da oggi, insomma, era già un po' che facevo questa cosa. Io sto cercando un'altra strada. Non so che magari può dispiacere al papà, per amor di Dio, però credo che questa non sia il mio futuro, non sia la mia via. Se, quindi, questo per me è stato un po' come svuotare l'acqua e toccare il fondo, cioè a rinunciare a qualcosa che magari, sai, nella tua mente aspetti, no? Aspetti che il papà ti aiuti, che il papà ti sorregga, che papà ti porti in un certo punto. E questa cosa mi ha permesso di essere... io la chiamo la tecnica dello sputtanamento, perdonami la parola, però mi sono sputtanato e io ho una parola sola, quindi mi piace mantenere la mia parola. E da lì sono totalmente cambiato, cioè mi sono messo in una condizione di dover per forza imparare, studiare, dovermi fare il mazzo. Tutti siamo pigri, tutti siamo nati pigri, tutti abbiamo voglia di mangiare e metterci in un angolo a digerire, ma c'è proprio l'istinto che abbiamo al nostro cervello rettile che ci fa fare questa cosa. Però siamo in un mondo dove dobbiamo essere proattivi, dove prima di fare quello dobbiamo costruirci la nostra libertà, la nostra indipendenza. E quindi questa cosa che ho fatto qualche anno fa, molti anni fa, mi ha permesso di diventare un uomo, forse una persona che a quel punto dovevo costruirmi la mia vita da solo. E quindi dico a tutti i ragazzi che mi ascoltano, che hanno 15, 17, 10, 20 anni, non è un problema, è che il mondo è bello perché tu hai tutto il tempo, soprattutto se hai fino a 30 anni, non è anche 40 non è un problema, ragazzi, ma anche 60. Quando vuoi inizia, ma soprattutto se hai 20 anni, hai tanto tempo per costruirti la tua piscina, per costruirti la tua vita, il tuo mondo. La cosa che hai se sei giovane è che puoi permetterti di sbagliare. Che cosa devi imparare a fare? Secondo me, non devi sbagliare nei valori con le persone, cioè devi avere un'identità, devi avere una parola sola, cioè devi essere una persona che si prende le sue responsabilità. Quindi non devi fregare nessuno, non devi fare qualcosa che può far male a qualcuno, anche se tanti altri lo fanno, non vuol dire che tu lo devi fare. Devi costruire qualcosa di etico e di sostenibile. Se tu usi queste due parole, etico e sostenibile, per te e per gli altri, allora non sbaglierai mai. Puoi anche fallire in un'idea che hai avuto e non funziona, puoi anche non avere successo nei primi 5 anni, puoi anche prendere una strada che poi non è quella che ti piace, quindi devi ripartire da zero, ma in quella strada hai appreso delle soft skill importanti per la tua vita che ti possono permettere di costruirne un'altra in meno tempo e magari giusta. Quindi è l'importante che tu sia una persona di parola e che rispetta il prossimo. Se fai questa cosa e quindi dici una cosa e la mantieni, facendo di tutto per mantenerla, avrai la possibilità anche di cambiare nel tempo. E questa è la cosa che a me mi ha portato a essere qua, perché io ho iniziato a fare network marketing, a comprare e vendere anche altre cose prima delle case, poi ho capito che le case erano quello che mi avrebbero creato delle entrate più impattanti, perché oggettivamente costano tanto e mi avrebbero portato più soldi, perché alla fine quelli ci servono per vivere bene. Ho imparato e ho capito che potevo delegare tante cose nelle case, perché ci sono tanti professionisti, gli agenti immobiliari, i geometri, gli architetti, quindi non devo diventare tutto. Io devo diventare capace di comprare bene e capire dove comprare. Per il resto, ovvio che adesso ho tante esperienze e quindi tante competenze, ma non voglio neanche usarle, voglio pagare i professionisti che facciano il loro lavoro e io mi sento libero di fare il formatore e di fare altro. Si sembra assurdo, poi chiudo, ti lascio la parola, cioè chiudo nel senso che sennò io poi non mi fermo mai. Però oggi abbiamo quasi 200 appartamenti in portafoglio delle nostre aziende, ma io più della metà non l'ho mai visti, non sono neanche mai andato a vederli, perché se vedo il territorio, so come funziona, ho un'esperienza, non sono il più grande immobiliarista del mondo, per l'amor di Dio, ma ho un'esperienza tale che mi permette di capire se quello è un affare oppure no, anche online. Certo. Senti, ho cercato di fare una schematizzazione rispetto a quello che stavi raccontando, per cui sei partito in realtà dal modeling. Sì. Prima del modeling gli abbiamo messo la sperimentazione, quindi il modeling vuol dire segui qualcuno che ha già effettivamente ottenuto risultati in quello che vuoi realizzare. Per arrivare a quello, quindi per arrivare a definire qual è il percorso, sperimenta e datti l'opportunità di sperimentare quante più cose possibili per poter applicare, eccetera, eccetera. E
per sorreggere tutto questo, mi pare di comprendere dalle tue parole che in realtà il passaggio ancora prima sia circondati di persone che rispecchino in qualche modo quello che vuoi manifestare nel mondo. Assolutamente. Noi siamo una calamita, mi piace definirci così. Noi esseri umani siamo come calamite. Noi attraiamo o respingiamo. Tutti noi abbiamo incontrato qualcuno che ci è subito piaciuto, dove volevamo creare sintonia, poi magari non ci siamo riusciti, perché per loro respingevamo, perché può succedere. E se noi riusciamo a diventare calamite positive, che attraggono opportunità e persone di qualità, noi ci costruiamo il patrimonio più importante della nostra vita, che non sono i soldi, ma sono le risorse umane intorno a noi. E come fai a attrarre? Devi dare, perché il mondo, amare vuol dire dare, ok? Amare, ci sono tanti livelli di amore, c'è l'amore col tuo partner, con i tuoi figli, con gli amici, con i tuoi genitori, amore con i tuoi dipendenti, con i tuoi collaboratori, è un amore diverso, no? Chiamalo amicizia, chiamalo come vuoi. Certo. Però se tu sai dare alle persone, le persone lo sentono, lo percepiscono. La mia vita da formatore è questa, io do informazioni, do strumenti, servizi, mi do, se mi incontri mi chiedi ti do quello che posso, ovvio non posso essere a casa delle persone nella normalità, però do. Io dico sempre quando vengono ai miei seminari, io non verrò a casa a tirarti giù dal divano e a darti due sberle per dirti vai fuori a cercare le case, però se tu avrai un problema ho costruito un sistema che se chiedi aiuto noi ti aiutiamo, e se quando hai chiesto aiuto ti aiutiamo e non ti abbiamo aiutato fino in fondo, richiedilo all'infinito finché non ti do l'aiuto che ti serve, finché non ti dico quello che ti serve. Quindi questo è un po' cercare di circondarsi di persone positive. Prima di tutto dobbiamo diventarlo noi, ok? Poi volevo chiudere questo argomento, nel senso chiudere, ma sì. Poi fammi pure le domande che volevo aggiungere, ecco, più che chiudere. I ragazzi che hanno 16, 17, 20 anni dovrebbero imparare a girare il mondo automantenendosi, cioè facendo veramente lavori umili. Questo è il vero segreto. La ricchezza è una cosa che va costruita nel tempo. Se tu diventi ricco domani perché hai vinto al gratta e vinci la lotteria, o perché ti è andata di fortuna e hai fatto la tua operazione immobiliare da 1 milione di euro di guadagno, poi prima o poi lo finisci quei soldi lì. Certo. E tornerai a perdere. Cioè, oggi ti sembrerà strano, Manabi, ma se dovessero portarmi via tutto, no, mi lasciano libero di parlare e libero di agire, cioè se non mi mettono in galera, per dire adesso una cosa assurda, ok? E mi lasciano fare quello che so fare. Io ho questa serenità che mi so ricostruire ovunque nel mondo, perché so come funziona la vita, so come funziona il business, scusami, magari è grossa come parola, però so che se fai del bene e se porti valore, il mercato ti ripagherà, punto. Quindi è solo una questione di tempo e si ricostruisce tutto. Assolutamente, siamo quasi in chiusura, ma c'è questa bella domanda di Matteo che dice: Andrea, tu hai detto di sperimentare vari lavori per imparare cose nuove, ma ha senso provare a fare qualcosa che sei già, che non vuoi fare e non ti piace, per imparare qualcosa di nuovo? Questa è interessante. Ha molto senso, è bellissima questa domanda, grazie Matteo, ha molto senso, nel senso, dipende molto quanti anni hai, che fase sei della tua vita, certo. Se hai delle responsabilità o non ce li hai, se hai dei figli, cioè ognuno poi ovviamente in base al momento certo. Storico della propria vita deve prendere delle decisioni. Se sei all'inizio, fare per qualche mese lavori che non ti piacciono, ma ti darà la forza di fare poi quello che ti piace in un modo che nessuno ti può insegnare, nessuno ti può spiegare come fare. Io ho fatto il lavapiatti, l'aiuto cuoco, il magazziniere nel ristorante, ho fatto il cameriere all'inizio, che io ero una persona timida e mi dava altamente fastidio fare quel lavoro, però questa cosa di fare il cameriere mi ha permesso di imparare due cose: uno, di parlare con sconosciuti, cosa che non avrei mai fatto se mio padre non mi avesse buttato in una sala, e due, non solo di parlare con degli sconosciuti, ma di avere una visione di una sala di ristorante diversa da quello che è il semplice passivo che va a mangiare. Io quando vado a pranzo, a cena, io vedo se a quello di là gli manca il pane, se gli è caduta la forchetta, se gli manca il tovagliolo, se sta certo. Per chiamare il cameriere, lo vedo prima, perché io ho sviluppato una sensibilità in quell'ambito che mi porto a lì. Questa cosa me la porto in tutta la mia vita. Cioè io quando arrivo in un posto mi rendo conto, quando ho una sala da 2000 persone, vedo se c'è qualcuno infastidito, se c'è qualcuno che gli manca l'acqua. Cioè, ho una visione d'insieme che mi permette di fare il relatore. Ti faccio un altro esempio. Prima di fare il formatore, io ho fatto l'assistente al formatore, ho fatto l'addetto al microfono, sono stato ore dietro una telecamera, sono stato in regia, sono stato
la regia, non dentro la regia, ma proprio la regia. Ho fatto tutta la gavetta nella formazione. Io dico sempre, adesso quelli in streaming non posso farlo, ma se dovessi organizzare un evento in un palazzetto e quando arrivano va via lo schermo, lo staff non si presenta, io apro le porte, li faccio sedere. Basta che mi sentano, quindi un microfono magari. Ma se mi sentono, io faccio l'evento senza niente, senza nessuno, io da solo e 2000 persone posso fare l'evento. Guarda, siamo proprio sul filo di lana, ma questa te la voglio fare, perché sì, rispetto alla scalata che abbiamo fatto, da cui il primo punto è il gruppo di pari, al punto precedente potremmo metterci proprio che in realtà parte tutto dal tuo mindset con cui costruisci il gruppo di pari, poi sperimenti, poi vai in modeling, eccetera, eccetera. Te la faccio a mo' di provocazione, ma è un punto a cui tengo particolarmente. Beh, Andrea, alla fin fine abbiamo snocciolato il Festival dell'Ovvietà, sostanzialmente, che non è che abbiamo detto chissà che cosa. Il punto su cui ti faccio questa domanda, perché ci tengo tanto a questo aspetto, è quando si parla di argomenti come trovare la propria strada, come migliorarsi, come potersi evolvere, come ottenere più risultati, eccetera, eccetera, alla fin fine ascoltiamo sempre poi cose che sono, tra virgolette, basilari. Certo. Ma è veramente così? Guarda, è veramente così. Cioè, ma proprio il problema è che le persone complicano le cose che devono fare e si perdono in ambiti inutili che non portano risultati. Alla fine bisogna fare azioni. Azioni semplici sono le cose semplici che portano risultati straordinari. Cose semplici ripetute. Più tu le complichi, più tu crei problemi e articoli, meno le cose funzionano. Alla fine, Manabi, quello che mi ha permesso di essere libero è stato comprare una casa e rivenderla. Punto. Chiuso. Come si fa a comprare una casa a meno e rivenderla? C'è un mercato dove uno può studiare. Certo. Punto. Ci vorrà un giorno? No, ce ne vorrà di più. Ma se poi quando l'hai capito non lo fai, e ti interviene, io lo dico sempre ai miei ragazzi che sono nel club con me, la paralisi d'analisi, perché questa è una delle più grandi, diciamo così, chiamiamola interferenza tra la vita normale e il successo, la paralisi d'analisi. Le persone che analizzano tutto, finché non è tutto pronto e perfetto, non iniziano, e non iniziano mai. Questo è il problema, che le persone aspettano di avere tutte le carte in regola per fare qualcosa. Io, il primo evento che ho fatto, che ti dicevo, non mi ricordo se eravamo in diretta o prima, dove avevo 50 persone in aula, di cui 20 erano miei amici perché mi vergognavo che erano troppo pochi. Alla fine di quell'evento, io, siccome mi hanno proprio fatto un questionario, ho detto che cosa vorresti avere dopo? E loro mi hanno detto vorrei che tu ci seguissi per più tempo, più che per 3 giorni. Io a loro ho detto, io ci avevo già pensato e ho creato questo prodotto, questa cosa che vi aiuta. In realtà io non avevo ancora creato niente. Cioè, allora ho venduto una cosa che non esisteva. Poi, siccome l'ho venduta, l'ho fatta. Prima avevo il cliente, poi ho costruito la macchina. E loro non si sono mai accorti. Dopo, ovviamente, dopo un anno gliel'ho detto. Però loro non si sono mai accorti, perché io poi mi sono sputtanato, scusami questa parola che può sembrare brutta, ma in realtà è un'altra cosa forte per me. Per chi ha valore, per chi ha capito che la sua parola vale di più della firma, di un contratto, vale di più di qualsiasi altra cosa. Per me la mia parola vale più di tutto, ok? Una volta che tu ti sei compromesso con il prossimo e mantieni la tua, anche se non hai voglia, ma lo devi fare, lo fai, allora certo, a quel punto tu raggiungi e fai quello che devi fare. Solo una precisazione rispetto a quello che hai detto, non è che non sapevi fare quello che gli stavi vendendo, non l'avevi ancora confezionato. Assolutamente, io quella cosa l'avevo già fatta. Allora, ecco, questa è una bellissima osservazione. Io non è che mi sono inventato un lavoro, la formazione, io spiego solo cose che ho già fatto. Perfetto. Io vedo persone che ogni tanto fanno, però si vede che non hanno, certo, non hanno lo spessore, ma le vedi dopo, le vedi subito, si vede subito. Io non potrei spiegarti come fare il cuoco, perché anche se l'ho fatto per un anno, non era una cosa che mi appassionava e non saprei spiegartelo, perché non sono capace. Assolutamente. Bene. Andrea, siamo arrivati veramente in fondo. Mi piacerebbe andare avanti perché sono argomenti che mi appassionano un sacco, ma sul finire di questa live, l'ultima domanda è qual è
il messaggio, la riflessione, l'augurio che vuoi lasciare a tutti coloro che sono stati con noi fino a questo momento, che ringrazio tantissimo, e a tutti coloro che invece riguarderanno questa live nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Il messaggio che voglio dare, visto il momento un po' particolare dove c'è tanta informazione negativa, già è sempre così nei media, però oggi ancora di più, è che oggi bisogna sempre di più guardare il mondo con i propri occhi. E guardare il mondo con i propri occhi significa guardarlo non facendosi influenzare dalla negatività, ma cercando la positività, cioè cercando chi, nonostante situazioni difficili, sia riuscito a fare qualcosa di importante. Quindi il messaggio che voglio dare è che il mondo è pieno di opportunità e che bisogna assolutamente crearsi una finestra verso questo mondo e la capacità, l'abilità di cogliere queste opportunità. Non è semplice, chiudo così, perché niente, non è facile, scusami, non è facile perché niente di veramente di valore arriva nella vita senza sforzo, però può essere un po' più semplice grazie al modeling e grazie al fatto che ci sono queste dirette, che ti ringrazio per avermi dato questa opportunità, grazie al fatto che puoi ascoltare qualcuno che qualcosa ha fatto nella vita e magari non è quella la strada che vuoi seguire, ma magari ti ha dato quello spunto, quella forza, quella voglia, quell'entusiasmo di iniziare e di andare avanti, insomma. Quindi il messaggio è che il mondo è bello ed è pieno di opportunità, anche e soprattutto nelle difficoltà. Fantastico. Andrea, ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi e in bocca grazie al lupo per tutte le tue attività, la tua vita. Alla prossima, ciao, grazie. Vai, ciao. Ragazzi, altra puntata super, vi suggerisco di andarvela a riascoltare e anche l'ultima domanda, l'ultima precisazione che ho chiesto proprio ad Andrea è perché spesso quando ci si confronta con queste tipologie di argomenti, il punto è: ma è tutto qui? È solo questo che bisogna fare? Cioè, non è che ci voleva una scienza per... Ragazzi, pur essendo elementi piuttosto di facile portata o comunque facilmente raggiungibili come suggerimenti, potrebbero essere equiparati ai suggerimenti di un buon amico o di un buon genitore, effettivamente sono alcuni degli elementi più complessi su cui rimanere in focus, su cui rimanere sulla strada, su cui portare la corretta attenzione. E nella maggior parte dei casi, lo vedo tantissimo con i miei clienti, con tutte le persone con cui ho potuto entrare in contatto, ho avuto l'opportunità di entrare in contatto nella mia vita, effettivamente anche le situazioni più complesse, nella maggior parte dei casi, vengono risolte con elementi che sono semplici e basilari. Con questo siamo arrivati al fondo anche di questa live, spero tanto che vi sia piaciuta. Se volete sperimentare qualcosa di nuovo, vi ricordo che su mobilevideomarketing.it trovate questa accoppiata di guide che vi possono permettere di comprendere come padroneggiare lo strumento video per comunicare al meglio la vostra attività, la vostra persona, anche il vostro personal branding. Noi ci rivediamo mercoledì fra due giorni con una nuova live di Imprenditori in Video su Toms, mentre venerdì con un'altra live di Imprenditori in Video qui sul canale, e dopo l'ultima di venerdì per qualche settimana non andremo live perché stiamo lavorando su alcune cose che sono veramente esplosive, avrò un viaggio di una settimana a fine mese e per cui ci aggiorneremo nelle prossime settimane con un sacco di novità. Con questo è tutto, ci rivediamo mercoledì con una nuova live. Salute! In questo format in diretta ho invitato imprenditori ed esperti che utilizzano i video e non solo nelle strategie marketing delle proprie attività.